Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Qualche settimana fa vi avevo mostrato le candele MSD Iridium che avevo preso per il mio 360 a vuoto, quindi non resta che installarle e sentire come gira il motore. Come avete potuto ascoltare da questo breve clip, il suono del motore risulta molto più stabile e armonioso. Questo perché i giri del motore sono più costanti e questo è dovuto al fatto che le nuove candele MSD riescono a bruciare quasi tutto il carburante all'interno delle camere di combustione e di conseguenza danno la stessa spinta a ogni singolo pistone, rendendo così i giri del motore costanti. È giunto finalmente il momento dell'unboxing. Qualche settimana fa e vi avevo accennato al fatto che avrei voluto sostituire il sistema elettroventole del mio CJ con un sistema molto più moderno, anche perché il vecchio sistema era fatto con dei pezzi di recupero derivanti da un Volvo V70, quindi c'era un'elettroventola di vecchia generazione che era molto spessa e aveva un grosso assorbimento. Questo comportava il fatto che l'avevo dovuta installare lateralmente al radiatore proprio perché se la montavo centrale mi intruppava sulla puleggia del motore. E il fatto dell'assorbimento è perché ogni volta che partiva la ventola e avevo le luci e la strumentazione accesa, di conseguenza andava in assorbimento. Quindi ho acquistato due elettroventole di ultima generazione che sono molto più sottili e che hanno molto meno assorbimento. Queste assorbono circa 80 watt l'uno. Per poterle installare ho dovuto creare un supporto. E quindi la scelta dell'elettroventola era fondamentale perché oggi domani avrei dovuto sostituire soltanto una ventola e non sarei corso nel rischio di dover ricreare un nuovo supporto. Quindi la mia scelta è ricaduta sulle SPAL perché hanno un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso e sono facilmente reperibili. Ecco le nuove elettroventole che ho acquistato. Cosa dire? Innanzitutto la qualità. I materiali plastici con cui sono realizzate sono sorprendentemente solidi e robusti e non me l'aspettavo che erano così solide. Ho notato che hanno la parte posteriore smontabile, quindi sono revisionabili in caso per l'uso che ne facciamo noi, ad esempio sui fuoristrada è molto probabile che a lungo andare il cuscinetto si rovini e è cosa buona e giusta sostituirlo. Perché quando il cuscinetto si usura, tutto il sistema lavora sotto sforzo e quindi il sistema elettrico va in assorbimento. Questo può causare dei spiacevoli inconvenienti, tipo il bruciarsi spesso del fusibile o addirittura in alcuni casi si può anche fondere la scatola del portafusibili. Questo modello di ventole sono un modello aspirante. Perché io le dovrò montare e installare all'interno del vano motore del CJ, quindi dovranno aspirare tutta l'aria che passa attraverso le feritoie della calandra e attraverso il radiatore. Comunque in commercio, sempre della stessa marca, stesso modello, c'è sta anche la versione soffiante per chi ha delle necessità diverse. Queste elettroventole misurano 280 mm di superficie aspirante, ma ce ne sono in commercio sempre della SPAL sia di dimensioni più piccole che più grandi e sia con le pale dritte che le pale di curve. Io ho scelto le pale di curve perché ritenevo che aspirassero di più rispetto a quelle a pale dritte, ma è soltanto una mia idea, una mia presupposizione. E per quanto riguarda il costo, questo tipo di elettroventole di questa misura l'ho pagata 140 € per entrambe. Comunque in ogni caso vi lascerò il link del rivenditore dove l'ho acquistato in descrizione.
Per questa settimana è tutto. Se volete vedere come trasformare il sistema di raffreddamento del vostro CG7 da giunto viscoso a sistema di elettroventole, non esitate a iscrivervi sul canale. Se questo video vi è piaciuto, spolliciatemi un like e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!